Parliamo della serie TV Shadowhunters. In America viene trasmessa sul canale a pagamento Freeform, mentre in Italia la possiamo vedere in streaming su Netflix. La serie TV, giunta alla sua seconda stagione, visto il grande successo avuto dalla prima, è tratta dai libri scritti da Cassandra Clare, nome d'arte di Judith Rumelt. Dalla saga è stato tratto, da questa saga scritta letteraria, è stato tratto anche un film nel 2013 che invece non ha avuto tanto successo. La serie TV invece, dicevamo, ha avuto un grande successo, tanto che dopo una prima stagione è stata confermata anche la seconda stagione, che è attualmente in onda. E vi ricordiamo che se in America la vedono, mettiamo, la domenica, il lunedì la potete trovare in streaming su Netflix. Come spesso accade, quando da un libro viene tratto un film oppure appunto una serie televisiva, insomma, ci sono sempre un po' di differenze e spesso e volentieri i lettori più accaniti, fan più accaniti del libro, non sono poi così contenti della resa cinematografica. Sorte ovviamente toccata anche a Shadowhunters, almeno per quanto riguarda la prima stagione, dove i lettori non hanno apprezzato né la scelta degli attori per interpretare quei personaggi, né tantomeno la caratterizzazione dei personaggi stessi. E allora andiamo a scoprire quali sono le principali differenze fra la saga letteraria e la serie televisiva secondo i siti più autorevoli. Il personaggio di Jace è molto più espansivo nella serie TV rispetto a quanto non lo sia nel libro, dove è un po' più restio a mostrare i propri sentimenti. E se l'attore Dominic Sherwood raccoglie successo e quindi è molto apprezzato, non possiamo dire altrettanto della sua collega Catherine McNamara. Di lei non soltanto non vengono apprezzate le doti recitative, quindi viene criticata in qualità di attrice, ma non è apprezzato neanche il personaggio Clary, che risulta essere molto più incostante ed immaturo rispetto alla sua omologa letteraria. Il rapporto fra Alec e Jace è molto più forte nel libro rispetto a quanto invece non venga mostrato nella serie TV. Durante la prima stagione, infatti, si sono visti diversi litigi, violenti scontri, ma in realtà il loro rapporto parabatai si è indebolito, cosa assolutamente impossibile nel libro. Diversa anche la storia che c'è fra lo stregone Magnus e Alec. Nel libro la storia d'amore è molto più intensa e molto più complessa e non esiste nessuna Lidia. E ancora diverso è il personaggio di Simon. Nella serie TV cerca di dimenticare Clary con Maureen, una ragazza bellissima di colore che suona nel suo gruppo. In realtà nel libro la storia va in tutt'altro modo, perché Simon appare molto dopo e il suo gruppo è composto da 4 ragazzi. Infine anche Luke non è poi così uguale al libro, nel senso che nella serie TV è un poliziotto di colore, compagno di Jocelyn, mentre nel libro non è un poliziotto, viene semplicemente definito un amico di famiglia.